Ciao a tutte ragazze, allora volevo fare una serie di video perché ho fatto vari acquisti di trucchi, ho ordinato dalla Mua e mi è arrivato il pacco. Quindi come primo video volevo fare un video haul solo riguardante la Mua, poiché sono abbastanza prodotti. Allora, questo è il pacco dove mi è arrivata tutta la roba. Poi dentro c'è, no, sopra c'era questo foglio dove mi elencava tutte le cose che io ho comprato. Mi dovete scusare se continuerò a fare così con i capelli, ma veramente sono una cosa ingestibile stamattina e non posso fare altrimenti. Poi dentro c'era tutta questa busta scoppiettante, imballaggio, e all'interno ogni prodotto era ben sigillato sempre con questa busta, solo che io ho aperto tutto. Allora, ho comprato questa bellissima palettina che, se si può vedere, queste immagini aprono e chiudono gli occhi. Allora, all'interno c'è questo, non fate caso alla videocamera. Ci sono tutti questi bei colori con, oddio, adesso mi cadono, con questi gli applicatori che io non uso. Vi faccio qualche swatch. Sono scriventissimi. Sono molto scriventi. Poi sotto si apre così e troviamo un altro scompartimento dove ci sono altri ombretti, blush e terra non lo so, non vedo, e sono questi qui. E questa è la è stata sponsorizzata, oppure non saprei, dalla Britain e Ireland's Next Top Model. Io vedo per Sky America's Next Top Model, quindi simile. Ed è la High Definition Supermodel Eyes. Ce n'era solo una e io l'ho pagata. $7, solo che era in offerta, era scontata, perché se non mi sbaglio costava il doppio, ma non mi voglio sbagliare. Poi ho comprato il mascara, si chiama Extra Curl Mascara Mua, ed è questo qui. Non so se si vede perché c'è il riflesso. E questo l'ho pagato, vediamo, 2 dollari, che però in euro sono di più. Ed è questo, non lo apro perché ho altri da finire e lo conservo. Poi cosa ho preso più? Ho preso questo fondotinta della Mua. Ovviamente della Mua, di che cosa sono? Matte Perfect Foundation. Ho preso la colorazione Natural Shine Control ed è questo, e sono 35 ml. Non lo apro nemmeno questo perché lo conservo. Poi vi farò ovviamente una review e vi farò sapere. E questo l'ho pagato 2 dollari. Poi mi devo ricordare cosa ho preso, perché c'era un'offerta che in pratica voi, non so se vi ricordate, io sull'Elf l'ho fatta. Se voi qui spendevate 25 dollari, mettevate un codice e loro vi mandavano una mystery box dove dentro c'erano molti prodotti. Io sono arrivata a 25 dollari, quindi l'ho presa, solo che adesso non ricordo bene cosa ho preso. Poi ho preso, se non sbaglio, questa dovrebbe essere mia.
No, ho preso allora questo qui, giusto? Sì, che sarebbe l'eyeliner. Questo qui non ve lo apro perché poi dopo vi farò un video e capirete. Ed è l'Extreme Face Eyeliner. E l'ho pagato sempre 2 dollari. Mi dovete scusare se non ve li apro, ma non, siccome non li uso, non li apro. Poi ho preso la base occhi, Makeup Academy Pro Base e i primer, che è questa qui. Io ho ancora da finire quella di Essence, poi ho quella di Elf e poi userò questa. E questa l'ho pagata 2,50 dollari. Poi vediamo un po' cosa ho preso più. Poi ho preso, se non mi sbaglio, questo dovrebbe essere l'illuminante, no, l'illuminante, il correttore, se non mi sbaglio, il brush on concealer pen, sarebbe questo qui nella colorazione light. Non vi apro nemmeno questo perché ne ho altri da finire, non vi aprirò niente, diciamo, almeno credo, non lo so. E questo l'ho pagato 1 dollaro. Poi ho preso questo, se non mi sbaglio, sì, ho preso il MUA Makeup Academy mascara, quelli lì colorati, e questo è il mascara shade 3, dovrebbe essere dalla scatola quello azzurro, ovviamente non lo apro, e vedremo com'è. Poi questo dovrebbe essere ancora mio, sì. Ho preso anche un altro mascara, ho preso solo mascara, diciamo così, perché a me piacciono i mascara. Ho preso sempre della stessa linea il mascara shade 3, sì, shade 5. Dove si legge? Ed è questo qui, pagato 1 dollaro. Tutti e due li ho pagati 1 dollaro e 1 dollaro. E i miei acquisti dovrebbero essere, no, forse ho preso questo, giusto? Sì. Ho preso il liquid eyeliner shade 2, che sarebbe questo azzurro, credo. Adesso non mi ricordo bene perché ho fatto un po' di tempo fa l'ordine. Lo rimetterò a fuoco. Ed è lo shade 2. Questo ve lo apro, se ve lo faccio vedere. Ci riesco. Questa è la punta che mi piace. Non è malissimo, però sembra che ha una consistenza abbastanza acquosa. Non saprei. Questo è il colore. I miei acquisti sono finiti. Poi dentro la mystery box, si chiama così, mi sono uscite queste paia di ciglia finte Glam Textured Lashes. Sono queste qui, molto molto belle, solo che devo imparare a metterle perché ne ho anche altri 2 o 3 paio, ma sono impedita, quindi impareremo. Poi mi è uscito questo trio di rossetti, però siccome io non li uso, credo che lo metterò in palio quando arriveremo a 500 iscritti, ma
ci vorrà del tempo, oppure lo metto in palio quando nella mia pagina Facebook, poi sotto vi lascio il link come sempre, arriveremo ai 1000 mi piace, quindi mettete mi piace così facciamo un giveaway. Poi ho preso, no, ho preso, mi hanno mandato queste due tinte per labbra, una ciliegia e una rosa, non l'ho aperta ancora. Questa la do a mia madre. Adesso vi faccio lo swatch perché so che è di mia madre. Ed è questo qui. Adesso apriamo l'altra. No, non sto registrando, va bene. Se adesso Giuseppina riesce in questa ardua impresa, ve l'apro. Devono essere così complicate. Io cerco di far presto i video e loro mi bloccano con le aperture dei prodotti. Mi fa piacere. Ce l'ho fatta, benissimo. Questa me la prendo io, che non me la prendo più io, che cos'è? Acqua? Boh, non saprei. Questa ma ha un colore bruttissimo, sembra quasi che non scrive. Guardate, meno male che mi è stata regalata, perché se l'avevo comprata io non ero così tanto contenta. Poi mi hanno mandato tre smalti, tutti della stessa linea, e sono questi qui, uno blu,